passare più spesso. Mi ha contattato Bordin per... avevo parlato, però poi non si è fatto più nulla, so che... Comunque, ok, grazie, noi non tagliamo, adesso scuso. Uscite su Radio Radicale? Chi lo sa, va bene, per il momento su internet. Ok, arrivederci e andiamo a cercare prossime opinioni. Buonasera signora, per le interviste per strada, una sua opinione per il Global Population Speak Out a proposito della sovrappopolazione nel mondo? The Global Population Speak Out is a global speak out on population. No, thank you. Grazie lo stesso. Buonasera dalle interviste per strada, una loro opinione se volete dare un commento sul problema della popolazione nel mondo. No, parlo italiano, lo sento. Italiano. Grazie lo stesso. Andiamo avanti, buonasera dalle interviste per strada, sentiamo una vostra opinione. Grazie. Neanche bene, da sapere di che si tratta, grazie lo stesso. Andiamo avanti, buonasera dalle interviste per strada, sentiamo una loro opinione se permettono sul problema della sovrappopolazione nel mondo. Lei pensa che ci sia un problema di questo tipo? Grazie. Una sua opinione? Grazie, buonasera, abbiamo perso da questa parte un'altra opinione interessante. Forse buonasera dalle interviste per strada, una loro opinione sul tema della popolazione globale sul pianeta Terra. Loro sanno quanti sono gli abitanti della Terra, del pianeta? 7 miliardi. Oh, e finalmente qualcuno che dice almeno una risposta giusta. Per la precisione 6,7 miliardi. Secondo lei sono un problema, c'è un problema di superamento della capacità di carico del pianeta, cioè di sostenere tutta questa popolazione, di dare a tutti una vita decente con risorse equamente distribuite? No, se fossero diciamo giustamente sfruttate e una miglior distribuzione diciamo su tutto il territorio sarebbe una cosa più giusta insomma. Cioè, comunque diciamo attualmente non si riesce a distribuirle equamente. Non si riesce a distribuirle equamente, come, diciamo, c'è una concentrazione molto elevata diciamo in alcuni luoghi e molto poco sfruttata da altri. Insomma. Questo però è un problema indipendente dal numero e dalla capacità del pianeta di sostenere così tanta popolazione. Sì. È possibile che diciamo i nostri problemi, le guerre, anche così, l'attuale ingiustizia della distribuzione dipenda dal fatto che le risorse non bastano per tutti e quindi è... Le risorse diciamo potrebbero bastare per tutti se fossero meglio sfruttate e meglio distribuite insomma. Però io qualcuno dovrebbe fare a meno di qualcosa e qualcuno invece dovrebbe avere di più, diciamo, di una risorsa che comunque è finita. Le risorse naturali ci sono abbastanza, forse se lei mi parla diciamo di altro tipo, quelle non sono risorse naturali, cioè le capacità economiche, il denaro, quello è un altro discorso, ma non è con quello diciamo che la gente sta meglio. Cioè non è sufficiente solo quello, insomma, far star bene le persone. Basta diciamo che le risorse naturali vengano distribuite in maniera più giusta, questo sì sicuramente. Quindi diciamo non ritiene che ci sia un problema nella crescita, per esesempio noi siamo attualmente quasi 7 miliardi e rischiamo di arrivare verso gli 11, 12 alla metà di questo secolo. Quindi... Ma penso che ci siano delle leggi di natura diciamo per cui è difficile arrivare a 11-12 miliardi insomma. Anche i paesi più popolosi hanno messo diciamo un freno alle nascite. Mi riferisco alla Cina ad esempio, però. E cioè, secondo lei la soluzione cinese, cioè diciamo una soluzione coercitiva al problema della pianificazione familiare, oppure magari il caso italiano dove si dice che gli italiani fanno pochi figli, una popolazione che invecchia è destinata quasi all'estinzione nel prossimo futuro, all'invasione da parte dei negri, come questo, direbbe. Questo è anche grave, diciamo, il fatto che appunto non si riesca diciamo, ad avere uno sviluppo diciamo, migliore diciamo, anche nel nostro paese. La ringrazio. Grazie diciamo, a lei, buonasera, ha partecipato al Global Population Speak Out. Grazie ancora. Vediamo quale altra intervista, si è fatto il vuoto intorno a noi, ma andiamo alla caccia di una prossima opinione, un'intervista sul problema della popolazione. Non hablo. Grazie lo stesso, buonasera dalle interviste per strada, una sua opinione sul problema della popolazione nel mondo. Ritiene che ci sia un problema di sovrappopolazione? Sovrappopolazione? Sì. Un problema? Pensa che possa essere un problema l'aumento della popolazione mondiale, globale, sul pianeta? Hombre, io penso che sì, in alcuni siti
Hoy en día hay técnicas agrícolas para sacar alimentos para todos, pero si ya somos demasiados, tal vez lo sea, sí. ¿Cuántos siamo sul pianeta Terra? 5.000 millones, ¿no? No, 6.000. 5.000? Quasi 7. Quasi 7. Sì. Secondo lei la crescita della popolazione è un problema? O il pianeta potrebbe sopportare anche 10 miliardi di persone o 12? Io penso che no. Tal y como está la cosa ahora, de política economista y muy pobre, muy pobre, los países del tercer mundo pasando mucha hambre, la crisis, creo que no. Sono tutti sintomi del fatto che c'è una sovrappopolazione in realtà. Yo creo que sí, tal y como estamos ahora mismo, sí. Grazie, siamo su internet alle intervistepestrada.com e grazie di aver partecipato al Global Population Speak Out, per il quale chiediamo una sua opinione, se permette, il tema della popolazione globale, il tema della popolazione sul pianeta Terra. Pensa che sia un problema? Non è italiano, grazie lo stesso. Buonasera dalle interviste per strada, una loro opinione sul tema della popolazione. Grazie, buonasera. Buonasera dalle interviste per strada, una your opinion on population, grazie lo stesso. Buonasera dalle interviste per strada, una sua opinione sul tema della... Giolitti, allora, Giolitti vada di là, a sinistra, e poi in fondo, una, due, alla terza a destra. Thank you. Giolitti, i migliori gelati di Roma, direbbe qualcuno. Buon gelato dalle interviste per strada. E andiamo avanti a una prossima opinione. Buonasera. Il Global Population Speak Out, your opinion on overpopulation. Overpopulation. There's a problem of overpopulation in the world. A lot of population in the world, I don't know. Grazie. Signora, buonasera dalle interviste per strada. Una sua opinione sul tema della popolazione sul pianeta Terra. Lei sa quanti siamo gli abitanti del pianeta Terra? No, quanti? Grazie, buonasera, una sua opinione sul tema della popolazione sul pianeta. Lei sa quanti sono gli abitanti del pianeta Terra? 6 miliardi e mezzo. 6 miliardi e mezzo, sono un po' per difetto, 6,7. È un problema secondo lei la possibile incontrollata crescita, l'aumento della popolazione? Sì e no, dipende dalla giustizia che c'è sulla Terra, dalla condivisione che c'è sulla Terra. Quello è fondamentalmente. Certo, più la popolazione cresce e più le risorse dovranno essere distribuite. Certo, meglio. Per chi sarebbe da mangiare per due volte invece. Quindi secondo lei potremmo essere anche 14 miliardi o 21 miliardi mangiando tutti un terzo in meno? Siamo a 12 miliardi eventualmente. Comunque potremmo, quelle che ci siamo sicuramente. Secondo lei che cosa si può fare perché diciamo sui tempi lunghi questo problema della popolazione non diventi una minaccia per la specie umana? Ci vuole un controllo, ma insomma cercare anche di fare un discorso di giustizia e di distribuzione equa, quella è la cosa fondamentale. Poi per il resto non è facile dare una risposta o delle soluzioni. Grazie, siamo su internet, il Global Population Speak Out, speriamo di sentire parlare un po' di più di questi temi, chissà, sui mezzi di informazione di massa, che questi non sono di massa, sono di minima, sono le interviste per strada, partecipiamo al Global Population Speak Out, una vostra opinione sul tema della popolazione nel mondo. No, io non mi pronuncio sul tema della popolazione. Quanti sono gli abitanti del pianeta Terra? Chi lo sa? Una loro opinione? C'è un problema di sovrappopolazione nel mondo? Sarà 6 miliardi, quanti saranno? 6,7, 700 milioni. Tanti, pochi, troppi? Sì, ma non voglio essere intervistato. Ah, ecco, va bene, d'accordo. Grazie, comunque abbiamo partecipato con un po' di riflessione al Global Population Speak Out, per il quale andiamo a trovare le prossime opinioni. Buonasera dalle interviste per strada, è il tema della popolazione sul pianeta Terra. Esiste un problema di sovrappopolazione secondo lei, secondo voi? Sì, bisogna tagliare un bel po' di persone. Questa è, diciamo, la regola che si è seguita un po' fino adesso. Quando si uno l'ha seguita, non ha fatto una bella fine. Quindi 6,7 miliardi di persone in crescita, come si può sono cavoli amari. Tornare a invece una soglia di sostenibilità? Mangiamo di meno e campiamo tutti.
In effetti c'è anche quello, un problema di superamento della capacità di carico, perché mangiamo male, mangiamo troppi bovini, infatti, teniamo troppi animali. Lei è russa, vuole fare anche lei l'intervista. Russa? Però deve parlare in inglese. Ah, in inglese. The global population speak out, your opinion on the problem of overpopulation in the world. Population is growing, so what it's we growing. Can... growing, I yes, don't so. Think so. Not in Russia. Not in Russia. Not in Russia. What about in Russia they are strong. When they grow, they cut.